beneficio di lavorare o di far parte della community di Impact Hub Torino sta proprio nel condividere dei valori con i membri facenti parte della community. Questo perché chi decide di entrare nel nostro network condivide quello che sono i valori di fiducia, condivide il valore del coraggio e della collaborazione. Oltre a questo, chiaramente, lavorare in uno spazio di coworking è un beneficio perché ti apre, perché ti crea dinamicità, non è la staticità di lavorare in un ufficio tutti i giorni. Partecipare ai tanti eventi è sempre arricchente perché vuol dire entrare sempre in contatto con concetti e contenuti nuovi. Il fatto anche di poter stare in un ambiente che ogni giorno ha dei cambiamenti, ha delle attività, e questo stimola molto, crea molta dinamicità. Penso che questi siano i vantaggi principali di far parte di Impact Hub. Impact Hub è un network internazionale, è una rete di essenzialmente spazi di coworking, quindi di lavoro condiviso, spazi eventi, ma soprattutto spazi che sono adibiti ad ospitare una comunità di persone fatta da imprenditori, da liberi professionisti, da creativi, artisti, sognatori, innovatori, individui socialmente attivi che vogliono produrre un beneficio sul nostro territorio. Si tratta di una rete internazionale, una rete fatta da tanti di questi Impact Hub in tutto il mondo, che al momento sono più di 100, e che quindi vogliono produrre proprio un impatto positivo in vari contesti in tutto il mondo. Impact Hub Torino è nato ufficialmente nel 2016. Ospitiamo una comunità di professionisti che tutti i giorni decide di lavorare in un ambiente condiviso, fianco a fianco, professionalità diverse che si conoscono, che creano collaborazione, che creano opportunità reciproche. Gli spazi sono sviluppati per far sì che ci sia una comunicazione continua in tutto. Il nostro Impact Hub è suddiviso in realtà in due spazi differenti. Uno spazio è dedicato all'area di coworking. Questo spazio di coworking ospita delle scrivanie condivise, quindi appunto queste scrivanie dove professionisti e imprenditori diversi lavorano fianco a fianco in sostanza, ma anche che ospitano uffici privati, quindi per quelle realtà, per quei team di lavoro che hanno necessità di lavorare in un ambiente che sia autonomo in un certo senso. Noi organizziamo tantissimi eventi costantemente di due tipologie: uno per sensibilizzare il territorio locale su quello che è l'innovazione e l'imprenditoria sociale. Durante questi eventi invitiamo degli esperti di vari temi e sono molto apprezzati perché effettivamente chi ha una startup ad impatto sociale, quindi inizia un'attività imprenditoriale, ha bisogno di questi strumenti di base per partire. Ma poi facciamo anche tanti altri eventi legati alla sensibilizzazione su quello che sono i Sustainable Development Goals, obiettivi di sviluppo sostenibile. Sono stati sviluppati dalle Nazioni Unite nel 2015. Si tratta appunto di 17 obiettivi per rendere il nostro mondo più sostenibile. Per me l'Italia che cambia sono persone che non si fermano davanti al pensiero comune, quindi che hanno la forza, anche il coraggio, di prendere delle decisioni che possono sembrare scomode certe volte e che quindi hanno la capacità di mettersi in gioco e di diffondere le proprie idee che riescono a produrre un cambiamento effettivamente positivo. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.